Lei naturalmente, oltre a partecipare in qualità di giocatore a questi campionati italiani, rappresenta per la manifestazione canicattinese la punta di diamante, la persona con un curriculum alle spalle di tutto rispetto. Come giudica questi primi 2 giorni di eventi qui a Canicattì? No, mi sembra un'organizzazione molto buona. Vedo grande attenzione, grande concentrazione. Io sono pienamente soddisfatto di questo evento. L'unico piccolone è ovviamente il caldo, che però non dipende dall'organizzazione. No, va Ecco, bene. questo può incidere sulla Certo. qualità delle partite. Ma in parte sì, perché giocare con queste temperature non è semplice. Ecco, per quanto riguarda invece il livello della manifestazione, a livello di concorrenti, naturalmente a questo campionato nazionale partecipano i migliori delle varie categorie, quindi c'è da aspettarsi anche delle belle partite da un punto di vista proprio dell'agonismo, della battaglia punto a punto. Sì, ci sono sicuramente una decina di giocatori oggi in Italia che sono più o meno tutti allo stesso livello, quindi sarà interessante vedere chi tra di loro riuscirà ad arrivare in fondo, e quindi questo ovviamente a favore di un maggior spettacolo e di una grande concorrenza, buona competizione. Noi siamo molto contenti della location che il Comune di Canicattì ci ha messo a disposizione. È un palazzetto dello sport e quindi il nostro è uno sport, andare in un palazzetto è il massimo. E poi anche l'associazione sportiva Green Planet di Canicattì, alla quale dobbiamo dare un grosso ringraziamento per tutto il lavoro organizzativo che a monte c'è, perché la più grande manifestazione nostra, cioè di fine anno, si svolga qui a Canicattì. Noi siamo arrivati qui dopo un percorso di una stagione sportiva, dove in tutta Italia si sono fatte più prove di selezioni per portare qui i migliori giocatori. E qui sono arrivati i migliori ragazzi, perché abbiamo fatto anche una pool di juniores, sono arrivate le migliori terze categorie, le migliori seconde categorie e oggi hanno iniziato a giocare, cioè, la categoria più, il top della nostra specialità, che sono 32 tra i migliori giocatori, 32 migliori d'Italia, e di questi 32 almeno la metà è detentore di titolo italiano o di svariati titoli italiani.